racconta di un'altra storia andata, di un giorno che è finito e di un altro che è già qua. Quando chiusa nel baule una canzone resterà tra la gente che ridendo se ne va. Allora, il gruppo è nato in che anno? Nel 2000, febbraio 2001. Febbraio 2001. Fui io che dopo un'esperienza simile a questa, attuale diciamo, ebbi bisogno di un cantante, chitarrista, polistrumentista, arrangiatore, paroliere, e allora mi rivolsi a lui. E nacque così questa collaborazione. Diciamo, collaborazione. La fulmiga, la basso la spiga, la pesa la grena e poi se ne va. Il nome 12 corde praticamente deriva dal fatto che suonando prevalentemente con le due chitarre, la chitarra 6 corde, quindi 6 e 6, 12, semplicemente questo. Però poi dopo, volendo, uno ci può trovare tanti significati. Chi ha lavorato tanti anni, sacrifici e sudore, ma queste persone manca il senso del pudore e dell'onore. Non provate un poco di vergogna, voi che sedete su un trono di privilegi. Il nostro album è uscito, abbiamo fatto stasera la presentazione, anche se comunque era già uscito da qualche mese, però ci sembrava la giusta occasione per presentarlo alla comunità argentana, e ci tenevamo a farlo in questa situazione, in questo luogo, anche perché è nato proprio, l'hanno inaugurato in questi giorni, per cui ci faceva piacere farlo in questa occasione. Il nostro album è nato di diversi mesi fa, comunque, perché le canzoni abbiamo iniziato a scriverle l'anno scorso e le prime registrazioni sono state fatte a ottobre, e quindi è quasi passato un anno, però insomma con la buona volontà e col tempo siamo riusciti a uscire appunto finalmente con il CD Il Viaggio. Oggi il cielo della notte mi ha portato una stella, le sue nuvole ha spedito ad un villaggio del nord. Io sto qui in quest'alba d'Irlanda, rivedo i tuoi occhi. Siamo appena usciti da un'estate piena di impegni, per cui insomma probabilmente da adesso parte il momento in cui ci riposiamo un pochino, però poi vediamo di riprendere al meglio durante l'inverno, ne faremo sicuramente tanto. Se c'è un discografico che ci ascolta. Esatto. Sì, come dicevo prima, durante la serata non è tanto il fatto di ispirarsi quanto che comunque noi abbiamo sempre, da sempre ascoltiamo un certo tipo di musica e siamo legati alla musica folk delle nostre zone e folk di altre terre, in maniera particolare al folk irlandese. Suoniamo strumenti che fanno parte anche della cultura nostra e anche della cultura irlandese, e quindi mettendo assieme le cose viene poi fuori questo stile di musica. Questa sera hanno suonato per voi i 12 corde Fausto Gherardi alla batteria, Claudio Benvenuti al basso. Da quasi 7 anni ci sopportiamo a vicenda, e al violino, voce, fisarmonica, chitarra il maestro Andrea Vandi. Contraccambio, chitarra, buzzucchi, tin whistle, e basta. Chi più ne ha più ne metta, il maestro Roberto Romagnoli. Grazie.